Buongiorno, ci sono le 10 e 18 e in questo momento vorrei un attimo capire cosa sta accadendo, il tempo di collegarci perché veramente sono diretto verso Cosenza perché in pratica sapete che mancano 10 giorni all'inizio della trasmissione di articolo 21 e 22 di novembre alle ore 14:30 su Calabria TV canale 15, ma vi daremo la possibilità a tutti gli italiani in Italia e nel mondo di seguire anche la diretta di articolo 21 tutti i giorni su Facebook, al di là del canale 15 e dello streaming www.calabriatv.it. Ma oggi mi sto collegando, amici, perché veramente, guardate, io non riesco a comprendere. Se chi prende il reddito di cittadinanza, intanto io sono a favore dei poveri sventurati, di chi non ha lavoro, over 50, over 60. Il sussidio per tante persone vuol dire mangiare, non morire di fame. Ad alcuni vagabondi viene dato lo stesso. Non discuto il reddito di cittadinanza, non discuto, non ce l'ho col Movimento 5 Stelle. Sono in questo momento promotore di alcune battaglie di Alessandro Di Battista, in particolare contro quella candidatura vergognosa di Berlusconi. Ma al di là di questo, 60 milioni di truffa. Qualcuno ha scritto. Cioè, leggo alcuni dati e quindi vorrei che da parte vostra, e certo, l'INPS, i CAF, alcuni CAF complici, ma attenzione, non dimenticate che i rumeni avevano minacciato di bastonate, di attentati, anche quelli del CAF. Dobbiamo capire cosa c'è dietro. Il reddito, la truffa dei rumeni, mai stati in Italia, pensate, mai stati in Italia. E avete visto quel video con tutto quel denaro pubblico? Quel denaro della gente, la beffa sui social, questi cretini scrivevano loro, i rumeni dice, questi cretini dell'INPS ci hanno accettato, vuol dire che le pratiche non vengono neanche verificate, o meglio si fidano dei CAF, probabilmente se c'è qualche CAF con la pistola puntata alla testa è normale che quello glielo fa, bisogna vedere chi è alla la pistola puntata, ma chi è stato complice. Alcuni CAF sono stati complici. C'era una domanda che aveva fatto anche Massimo Giletti oggi su RTL, e che ritengo che la domanda, attenzione, qui non è nessuno servo di nessuno. Io non sono servo né della sinistra né della destra, li mando a tutti a fare in culo a questi politici corrotti di merda. E quindi io sono per una politica sana, per la soluzione dei problemi e sto dalla parte della gente che vive con difficoltà. Dice quasi, poi un'altra domanda che è normale che io vi pongo, dopo una mega truffa di 60 milioni di euro a Novara diventa sempre più attuale il dibattito sul reddito di cittadinanza. La domanda è davvero una misura utile? Punto di domanda. Ma va mantenuto o eliminato questo reddito di cittadinanza? Io non sono per l'eliminazione totale, sono per una verifica e un controllo totale. Mi pare chiaro? Che coloro che non saranno rinnovati i contratti, coloro che devono controllare il reddito di cittadinanza, che a sua volta erano disoccupati, quest'anno non gli rinnovano nulla perché non si è fatto nulla. Ma a parte questo, addirittura quasi non credevano le forze dell'ordine ai propri occhi inquieti quando hanno visto i loro indagati postare su TikTok alcuni festosi video con i soldi che buttavano sul letto dei bambini. Allora io dico che intanto un'offesa agli invalidi veri, un'offesa alla gente che soffre davvero. E io quando mi chiamano all'articolo 21 per le vostre segnalazioni, relazione a @linopolimeni.it, e sapere che c'è gente che ha una pensione di 250 euro e questi criminali rumeni, non tutti, perché questa gentaglia che viene in Italia, un po' come quello che fanno i cinesi che fanno quello che vogliono, perché in Cina alcune cose noi non ce li permettono, ci tagliano le mani, prendono le chiavi e li buttano quando ti mettono in galera. La stessa cosa i rumeni, sapete cosa mi hanno detto i rumeni? Alcuni, i peggiori ce li abbiamo qui in Italia, quelli buoni se li tengono loro, i peggiori ce li mandano. Allora, fanno parte della comunità europea, si devono regolare che qui, insieme alla criminalità organizzata, all''ndrangheta, loro non possono essere un altro peso del denaro pubblico della gente.
E allora io non riesco a capire, a concepire quasi che quelli che prendono il reddito di cittadinanza si stanno preoccupando di tutte queste truffe, perché questi disgraziati che truffano il reddito di cittadinanza, cosa stanno facendo? Rischiano di mettere in discussione a chi veramente ha bisogno del reddito di cittadinanza, e parlo degli over 50, over 60 e quello legato ai pensionati, non altro. I ragazzi devono andare a lavorare. Coloro che vogliono lavorare con il rispetto dei contratti da parte di albergatori e ristoranti, che non devono sfruttare all'osso i lavoratori. Però quando sento che un signore ha pubblicato che gli dava 1.500 euro a un cameriere, vitto e alloggio, ferie pagate e tredicesima, e ha rifiutato, io qui mi crea il dubbio, e mi viene un dubbio, che oggi fare il cameriere, lavorare in cucina, lavorare in albergo, alla gente, ragazzi, non piace più, non lo vuole fare più nessuno. Allora, questa è la realtà. Allora, in merito ai criminali, i criminali rimangono criminali. L'INPS deve controllare tutte queste pratiche. In questo momento immagino che tutti i CAF saranno presi sotto controllo, un grande lavoro delle forze dell'ordine e della procura anche di Novara. Tutto quello che sta accadendo è veramente vergognoso. Cosa pensate voi? Ora, non è che uno dice una cosa, ora io dico questa cosa e la gente, quelli di 5 Stelle, mi attaccano perché dico questa cosa. Io sto parlando, io faccio informazione, racconto il territorio, racconto quello che vedo e che sento, e che voi avete una pagina libera dove dovete commentare. Poi un'altra cosa. Ci sono due mondi, il mondo della televisione e il mondo dei social, il mondo dei giornali e il mondo dei social. Sembra che siano due mondi separati, o tre mondi separati. Per quale motivo molte persone si devono esprimere per forza con la volgarità? Vaffanculo, coglione, non rompere puntini puntini, stupido, non capisci un cazzo, e tu, scusa, scusate. Cioè, tutte queste parolacce messe lì, per quale motivo? Perché in parte molta gente è malata, molta gente, c'è quella famosa invidia sociale, quella bomba sociale che sfogano attraverso questi post. Io non sono il nemico, cari amici, sui social. Io sono quello che vi dà la possibilità, attraverso il programma più popolare della Calabria e la pagina più popolare della Calabria, che è Lino Polimeni, di dire quello che volete. Non c'è un'altra voce libera come questa. E allora, se volete commentare, non scrivete le solite cose, perché chi arrabbia e chi offende vuol dire che sta male, che sta soffrendo tantissimo. E tu che soffri e che offendi le persone come sfogo, io ti posso capire, ma non comprendo quello che tu fai attraverso le offese. Sappiate, chi offende, offende Lino Polimeni e pubblica dei post volgari saranno eliminati e bloccati. Questa è la mia pagina. Decido io, perché si può dire la stessa cosa in italiano e con grande correttezza. Potete anche criticarmi, ma con una critica costruttiva, in maniera tale che io possa capire e modificare il mio modo di pensare. Il problema è che non sono io che devo cambiare il mio modo di pensare. Siete voi italiani al 70% che dovete cambiare il vostro modo di pensare. Buona giornata e buon lavoro. Io sto andando a registrare a Cosenza. Un abbraccio.